questo è mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Prendi la vita, prendi la, Signore.
primo e il secondo salmo lo leggeremo alternandoci. Come canteremo i canti del Signore in terra straniera? Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Come cantare i canti del Signore in terra straniera, se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come canteremo i canti del Signore in terra straniera? A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. A te voglio cantare davanti agli angeli. Mi prosto verso il tuo Tempio Santo. Nel giorno in cui ti invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza, ti loderanno, Signore, tutti i re della terra, quando udranno le parole della tua bocca. Se cammino in mezzo alla sventura, tu mi ridoni vita. Contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio. Il cantico lo riceveremo tutti quanti insieme. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli. Tu sei degno, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Casarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi degli inferi, a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Qualcun altro che non fosse Cristo, Dio fatto uomo, avrebbe scelto come vicario una canna così fragile come Simone, figlio di Giona? Era certo una personalità forte, tridimensionale come ogni figura nella Bibbia, amabile anche. Chi di noi non lo apprezza? Ma era un uomo il cui candore naturale, la cui lealtà, la cui generosità d'animo, la cui costanza potevano essere annullate in ogni momento dalla presunzione e dalla sicurezza impetuose. Nessuno conosceva meglio di Cristo le debolezze dell'uomo scelto per essere la pietra sulla quale sarebbe stata costruita la sua chiesa. Più di una volta Gesù l'aveva rimproverato e avvertito dell'umiliante rinnegamento a cui l'avrebbe portato la sua sicurezza. È chiaro che Cristo sceglie Simone, figlio di Giona, perché voleva proprio un uomo così, un santo potenziale calato in un essere umano debole. Perché? Sicuramente perché fosse chiaro che la solidità della fondazione della Chiesa non dipendeva e non dipende dalle virtù o dalle forze umane. Essa deve tutto alla grazia e alla potenza di Dio. Simone, Simone, ecco Satana, vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Non fu dunque la forza di carattere di Pietro a costituire la pietra sulla quale fu costruita la Chiesa, fu invece la fede indistruttibile che gli ottenne la preghiera del Cristo. Non fu nemmeno qualche virtù innata di capo a spingere Cristo a sceglierlo come pastore supremo di tutti i fedeli, ma fu il fervore del suo amore sentito, quell'amore in cui venne riconfermato quando, nel cortile del sommo sacerdote, Cristo si voltò e lo guardò, e Pietro, uscito, pianse amaramente. Non è affatto necessario aggiungere che lo stesso discorso si applica a noi e alla nostra vocazione. Non possiamo essere trasformati strumenti atti ad essere utilizzati da Dio se non sprofondiamo prima nell'abisso della nostra debolezza interiore e del nulla che siamo. La nostra realtà e la nostra obbedienza ai successori di Pietro non hanno nulla a che vedere con le loro virtù personali di capi. In loro noi dobbiamo vedere, venerare e seguire Cristo. È la sua forza che rende salda la pietra, la sua luce che illumina la guida, la sua voce che noi sentiamo in quella dei suoi apostoli. Chi ascolta voi, ascolta me. Jesus.
colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza. Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza. Festa senza fine. Alla tua presenza, Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Mi colmerai di gioia, Signore, alla tua presenza. Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo è il tuo nome. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ricordandosi della sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Manifestaci la grandezza del tuo amore, onnipotente e santo. Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo popolo. Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore. Cristo sorgente inesauribile di fortezza, sostieni la nostra fede in mezzo alle prove della vita. Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti. Tu che hai sfamato le folle nel deserto, insegnaci a condividere le nostre risorse con il primo e la sua. Fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale. Dona vita e risurrezione ai nostri fratelli defunti.
sedat suis manibus, verbum caro panem verum, verbuca pane disceso dal cielo, alleluia. E porta in sé alleluia. Preghiamo. Raccolti alla tua presenza, oh Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito dell'intelletto di verità e di pace, perché ci sforziamo di conoscere ciò che è a te gradito per attuarlo nell'unità e nella concordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Siracide. Chi osserva la legge vale quanto molte offerte. Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. Chi cambia un favore offre fior di farina. Chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità. Sacrificio di espiazioni è tenersi lontano dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento. Non essere avaro nelle primizie delle tue mani. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Da l'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto e con occhio contento secondo la tua possibilità. Perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà, e non confidare in un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Davanti a me riuniti i miei fedeli, che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunziano la sua giustizia, è Dio che giudica. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò con te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. A chi cammina per la retta via mostro la salvezza di Dio. Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Chi offre la lode in sacrificio, questo mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Alleluia, alleluia,
Signore. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ringrazio Don Pietro che ha invitato me e la comunità di Rocca a condividere con voi questo momento di preghiera, di celebrazione eucaristica al termine delle 40 ore di adorazione. Ebbene, davanti a Gesù e Eucaristia, tutti noi rimaniamo commossi per il grande mistero che si mostra nel pane consacrato presente al nostro sguardo. Adorando questo pane noi possiamo avvertire lo sguardo di Gesù che arriva dritto al nostro cuore, uno sguardo di amore, uno sguardo di comprensione, uno sguardo che vuole prenderci dal profondo per elevarci alle altezze di Dio. Quelle altezze che Lui stesso ha portato nella nostra storia, facendosi uno di noi, in particolare facendoci cibo per alimentare la nostra vita spirituale. Ebbene, quale grande amore Dio ha mostrato per noi in suo Figlio, non poteva fare una cosa di più grande, ha donato per noi la vita di suo Figlio, e suo Figlio si fa cibo affinché anche noi possiamo entrare in questa comunione di amore che è presente nel cuore di Dio. E Gesù, guardandoci e amandoci, ci invita ad amare come Lui ama noi e quindi a sperimentare il suo stesso amore, che nel pane eucaristico vediamo è un amore che si spezza, che si fa dono per noi, e ci invita a fare altrettanto per i nostri fratelli, perché solo in questo possiamo trovare la nostra piena realizzazione cristiana e umana e solo in questo possiamo entrare pienamente nel cuore di Dio. Ecco perché l'adorazione eucaristica è un momento forte per noi cristiani, perché ci troviamo dinanzi alla vera realtà del nostro Dio, che è pane che si spezza, che è pane che rende presente la divinità di Cristo, la sua umanità gloriosa. Ebbene, allora, contemplando questo volto di Dio nel pane che si spezza, vogliamo farci piccoli, cioè umili. Vogliamo spogliarci delle ricchezze che abbiamo nel nostro cuore, perché questa è la condizione indispensabile per poter accogliere un amore così grande ma così piccolo, così vicino a noi, un amore che ha bisogno di essere accolto, di essere condiviso, ma un amore che richiede di mettere al primo posto la persona di Cristo nella nostra vita. E allora in questa Eucaristia chiediamo allo Spirito Santo che ci dia la forza, il coraggio, non solo di riconoscere che Gesù è il Signore della nostra vita, ma di far sì che Egli possa veramente convertire il nostro cuore e farlo divenire un cuore di carne, un cuore capace di amare,
ma di un amore grande, di un amore unico, che è quello che Lui ha mostrato per noi morendo sulla croce e facendoci pane, nutrimento per la nostra vita spirituale. E allora che questo amore possa realmente entrare nel nostro cuore, nella nostra vita, possa cambiare la nostra mentalità e possa aprirci a questa grandezza di amore che Dio ha mostrato per noi in suo Figlio Gesù Cristo. Dio è fedele e generoso, egli accoglie e benedice anche la più piccola offerta compiuta per amore dell'Evangelo. Con fede viva offriamo il sacrificio della nostra preghiera e invochiamolo dicendo: benedici il tuo popolo, Signore. Benedici il tuo popolo, Signore. O Padre, concedi alla tua Chiesa di annunciare la tua parola con una vita coerente, disinteressata e umile. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Padre, rendi tutti i battezzati spiritualmente fecondi, lieti nella loro sequela del Signore, generosi nella rinuncia, perseveranti nella prova. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Padre, fa che le famiglie siano luoghi in cui i giovani possano maturare in modo autentico la loro fede e discernere la vocazione a cui li chiami. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Padre, ricordati di chi non ha famiglia, possa sentire il calore della comunità e la protezione del tuo spirito. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Padre, concedici di partecipare a questo banchetto eucaristico unendo la nostra vita all'offerta stessa del tuo Figlio, affinché tutta la nostra esistenza ti sia gradita. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Padre, tutta la nostra vita accolga la rivelazione del tuo Figlio, perché seguendo la sua vita ci lasciamo trasformare e divenire santi come tu sei santo. Preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Dio, che ci sei padre e madre, fratello, amico e sposo, in questa Eucaristia ti esprimiamo la speranza e il desiderio di tutta la Chiesa, che con il Cristo tuo Figlio è in cammino verso la tua santa dimora. A te la potenza e l'onore per i secoli dei secoli. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, affinché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, accogli, Dio misericordioso, questo memoriale della nostra redenzione, sacramento della tua carità, e fa che sia per tutti noi segno di unità e vincolo di amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti, che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto.
Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con San Marciano nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Pace, Signore. Agnello di Dio, che non i peccati nel mondo, abbi pietà di noi. Gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Padre, che in questo sacro convito ci rendi partecipi del corpo e sangue del Cristo, santifica la famiglia dei credenti e rafforzala nel vincolo della carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dico sempre che le 40 ore sono le prove del nove di una comunità che si sa ritrovare per pregare, fondamentalmente. Sono giorni in cui, come dicevo, dobbiamo perdere, tra virgolette, tempo per il Signore. E in questi giorni l'abbiamo fatto. Perdere significa, come ci ricordava anche il Vangelo, guadagnare e ricevere il cento e l'eredità eterna, così come disse Gesù ai suoi apostoli. E che allora questi giorni delle 40 ore hanno visto questa nostra comunità unita nel ritrovarsi insieme per lasciarsi prendere dallo sguardo del Signore. Questa sera siamo insieme tutti, la comunità dei frati e la comunità parrocchiale, insieme alla comunità di Rocca, che ringrazio insieme al loro parroco Dandino. Non è che il primo amore non si scorda mai, però è sempre un piacere, voi lo sapete, gli amici di Rocca, è sempre un piacere incontrarvi. Grazie anche a Don Rocco. Abbiamo unito due diocesi stasera, quindi... E ricordiamoci che da domani inizia un percorso di vita che ci aiuterà a vivere bene la Pasqua. Quindi domani sera con le ceneri, alle 18 qui, alle 18 giù, giusto? Sì, sì, alle... A Rocca a che ora sono? Alle 17. Alle 17 a Paterno? Alle 18. Alle 18, quindi avete la possibilità di andare. E volevo ricordare, perché ogni anno me lo chiedete, il digiuno non è solo non mangiare qualcosa o privarsi di mangiare qualcosa, perché dopo anche una certa età si è dispensati da fare determinate forme di digiuno. Impariamo a digiunare di tante altre cose che nella nostra vita quotidiana sono superflue. Domani c'è l'astensione della carne, così come anche venerdì e venerdì santo. Però in questi giorni della Quaresima impariamo a digiunare di tante altre cose e a nutrirci della parola di Dio, frequentando, se possibile, di più la celebrazione della messa di tutti i giorni. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.